Allora, sono qui piacevolmente con Farianza Bailly, che ho avuto modo di conoscere recentemente e ne sono rimasta affascinata. È una grandissima esperta dell'Iran. Quindi la sua esperienza ci porterà a parlare di questo paese e quindi vogliamo sapere da lei quali sono le peculiarità di questo paese e che cosa offre oggi alle aziende del nostro territorio. L'Iran è un paese grande, 5 volte e mezza l'Italia, con 80 milioni di abitanti che sono potenziali consumatori di Made in Italy. Nel corso che faremo il 19 di novembre qui a Skill Lab Torino parleremo di tante tematiche diverse, a cominciare dalle basi, in particolare la religione dell'Iran, che si è musulmana ma nella peculiarità sciita. Poi parleremo della storia dell'Iran, perché non si può capire il presente se non si hanno delle basi storiche. Per esempio, non si può capire la diffidenza degli iraniani se non si conoscono i tanti eventi del Novecento in cui l'Iran ha avuto tante difficoltà con gli occidentali, in particolare con gli inglesi. Poi passeremo a quello che più interessa le imprese, cioè come si fanno le negoziazioni in Iran, come si gestisce una riunione, come si gestisce il rapporto con una controparte che magari è donna, ingegnere minerario, e ancora come si gestisce l'agenda in un paese come l'Iran, dove sono in vigore tre diversi calendari: c'è il calendario gregoriano occidentale, poi c'è il calendario persiano, che è pre-islamico, e il calendario islamico, con date che si sovrappongono, e quindi per limitare anche le spese è opportuno sapere quali sono le date in cui è meglio evitare di recarsi a Teheran per fare business. E quali sono i settori che maggiormente possono interessare le nostre aziende? No? Noi abbiamo visto che l'Iran è un paese che ha 80 milioni di abitanti e quindi moltissimi potenziali consumatori. Sicuramente il Made in Italy affascina i consumatori e le consumatrici iraniane, non soltanto per quanto riguarda la moda, che è sicuramente importante, ma ci sono dazi doganali che servono in Iran a proteggere le aziende locali. Sicuramente c'è spazio per l'automotive, per la ricambistica, perché in Iran si producono 1,6 milioni di automobili all'anno, il più grande produttore di automobili della regione. C'è poi un fabbisogno anche di aerei per l'aviazione civile, servono 400 nuovi aerei. Questi l'Italia non li può fornire direttamente, ma può sicuramente fornire la ricambistica necessaria, le componenti per questo. E poi ci sono tanti altri settori, tra cui l'edilizia, l'arredamento, anche il lusso, perché c'è un grande divario sociale e c'è una popolazione che al lusso pensa, ma anche e soprattutto pensiamo alle energie rinnovabili e anche alla filiera dell'alimentare. Sì, noi in effetti stiamo preparando le nostre imprese che hanno aderito a una missione di Confindustria, perché è proprio Licia Mattioli che ha voluto far conoscere questo paese di grandissima potenzialità. Mi interessava anche sapere le donne e che ruolo svolgono all'interno di questo paese. Le donne sono penalizzate in Iran dal punto di vista legale, ma sono emancipate dal punto di vista dell'istruzione, perché l'Iran ha uno dei tassi di istruzione più alti dell'Asia e in Iran due matricole su tre, quindi di fatto due laureati su tre, sono donne. Al punto che in certe facoltà come farmacia, odontoiatria, le autorità hanno dovuto inserire le quote azzurre per dare uguali opportunità ai maschi che non riuscivano a passare i test d'ingresso. Quindi può capitare in Iran di avere a che fare anche con delle controparti donne, perché soltanto l'8% della popolazione universitaria iraniana frequenta, sceglie facoltà umanistiche. Tutti gli altri, uomini e donne, scelgono materie scientifiche. Quindi sono tantissime le donne anche che hanno scelto ingegneria mineraria piuttosto che informatica. Quindi un bellissimo, diciamo, una bellissima realtà dal punto di vista delle potenzialità, una presenza, come dire, importante anche delle nostre aziende. Dicevamo, questa missione sarà composta da quante aziende? Una Sappiamo trentina di una aziende che trentina partiranno per di aziende. Teheran attorno al 25-26 di novembre. La missione è di fatto dal 28 al 30 di novembre. I settori coinvolti sono 5, sono
l'automotive, l'edilizia, le energie rinnovabili e anche i prodotti farmaceutici e le attrezzature. Tenuto conto che probabilmente l'implementation e quindi la fine delle sanzioni dell'embargo contro l'Iran dovrebbe avere luogo entro il 26 di febbraio, che è la data in cui gli iraniani andranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sfoggiare, vantarsi della fine delle sanzioni è uno degli obiettivi dell'attuale governo Rouhani. Tra l'altro il presidente Rouhani sarà in Italia il 14 e il 15 novembre e proprio in una di queste giornate incontrerà gli imprenditori italiani. Quindi prepariamoci a questa missione e grazie Fariant, perché sicuramente consentirà alle nostre aziende di capire, no? Come ci si deve muovere in un mondo così pieno di opportunità e di risorse. Grazie. È un mosaico complesso quello iraniano, è importante arrivare in Iran preparati, conoscendo qualche tassello per poterlo meglio decifrare. Ecco, in ultimo, in chiusura, proprio una curiosità che possa essere utile per la negoziazione, qualche cosa che ti venga in mente da raccontare e che possa già cominciare così a suscitare interesse a chi va a operare in questo paese. Ma sicuramente la questione dell'agenda, bisogna avere ben presente che ci sono delle date in cui gli iraniani celebrano delle festività che non esistono né qui da noi in Italia né in altri paesi arabi, per esempio il giorno in cui il profeta Maometto designò Ali come suo successore. C'è tutta una serie di date che qui in Italia sono sconosciute ma sono importanti, per cui uno rischia di pagare l'albergo, l'interprete, l'autista per già stare giù a Teheran per qualche giorno e poi di fatto non si può lavorare. Poi ovviamente c'è il periodo del Ramadan in cui i musulmani di tutto il mondo digiunano e dove i ritmi sono notevolmente rallentati. E poi ci sono tutta una serie di osservazioni riguardo alla religione ma anche riguardo proprio al modo di rapportarsi nelle negoziazioni. Si fa una domanda ma il nostro interlocutore risponde senza guardarci, come mai? E questo è un po' uno dei quesiti a cui daremo risposta il 19 di novembre. Vi aspettiamo numerosi allora, grazie.